comprare una chitarra economica o un kit per chitarra che vogliamo fare non significa necessariamente avere un pessimo strumento. Basta sapere metterci le mani, apportare qualche modifica E potreste venderla per il quadruplo di quello che avete vestito. Non è vero, non fatelo, non siate persone brutte. Dunque, avete comprato una chitarra nuova di recente e magari gli volete portare qualche modifica. Ma da dove cominciare? Quali sono le modifiche che possiamo fare? Questa è una lista di cose che potete fare alla vostra chitarra. Non tutte costano un patrimonio, alcune sono molto economiche, altre sono molto semplici, però sono cose che potete fare tranquillamente alla vostra chitarra, economica o budget friendly, per migliorarne le prestazioni. E no, non diventerà una custom shop. Prima di cominciare però, come sempre, vi invito a iscrivervi a questo canale, lasciarmi un like sotto questo video se è un argomento che vi può piacere e soprattutto fatemi sapere quale tra queste 10 modifiche è quella che vi interessa di più e vorreste fare veramente alla vostra chitarra. Se volete acquistare alcuni dei prodotti che vi sto menzionando oggi, potete tranquillamente controllare nella descrizione, lascerò qualche link affiliato Amazon. Partiamo dalla prima modifica che faccio praticamente a tutte le mie chitarre economiche, che sono le meccaniche. Le meccaniche economiche possono darci un sacco di problemi, soprattutto con la cordatura, e magari comprarne un nuovo set che magari ha anche il sistema autobloccante può essere molto molto utile. Come detto in un video precedente, le meccaniche autobloccanti sono anche molto comode se volete perdere meno tempo a cambiare le corde. Infatti si fa veramente veloce, non bisogna fare tanti giri nel piroletto qua sopra. Questo upgrade può non costarvi tantissimo, tipo queste meccaniche le ho comprate credo sulle 25 euro, però ho anche delle chitarre che montano delle meccaniche Goto o Schaller. Quelle ovviamente costano molto di più, dipende un pochino dal vostro budget. Però già con queste meccaniche autobloccanti, queste credo che siano della Vanson, però vi consiglio anche magari quelle della Music Lily, quelle un pochino più costose, sono veramente un ottimo upgrade che potete fare alla vostra chitarra. La seconda è lo String Trill, il famosissimo alberello che ci sono nella maggior parte delle Stratocaster, questa ovviamente è una modifica solo per la Strato. Può darci dei problemi ogni tanto, soprattutto se facciamo bending, può rimanere la corda impigliata e può darci di nuovo problemi di accordatura. Quelle che suggerisco io sono quelle della Graftech, sono praticamente fatte in graffiti e non costano una fortuna e soprattutto aiutano molto la corda a scivolare e non rimane impigliata nel nostro alberello. Se non vogliamo l'alberello invece possiamo toglierlo tranquillamente e comprare delle meccaniche, in inglese si chiamano staggered, ma fatemi sapere come si dicono in italiano, purtroppo non mi ricordo, però praticamente le prime due corde sono alte, quelle a metà sono un pochino più basse e quelle più esterne sono ancora più basse, quindi praticamente in questa maniera daranno sì l'angolatura, l'angolo alle nostre corde, però non c'è bisogno di tenere l'alberello o string tree. La terza è il capotasto, ovviamente questa ci può dare sempre dei problemi di accordatura e soprattutto se in plastica però non è proprio il meglio. Questi vi consiglio caldamente di cambiarli, costano veramente una scemenza, basta saperli impiazzare esattamente bene, c'è bisogno neanche di dargli una limatina. A questo proposito ho comprato questo aggeggino qua, che non è altro che una specie di coltellino svizzero con tante limette di varie misure e grandezza per appunto abbassare o comunque limare meglio i solchi della nostra chitarra. E costa veramente una cavolata, sono tipo 3-4 euro e se ne volete uno vi lascio ovviamente il link in descrizione. Un'altra cosa che potete fare al capotasto, se proprio non lo volete cambiare, è prendere una matita e passare la matita attorno ai solchi, all'interno dei solchi. In questa maniera la grafite che c'è nella matita aiuterà molto 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 a scivolare la corda, quindi avremo una stabilità migliore soprattutto quando facciamo i bending. Passiamo al manico, la maggior parte delle chitarre economiche tende ad avere una lucidatura molto lucida a questa parte. A me non piace molto perché con una finitura lucida possiamo praticamente fare fatica a staccare la mano, ogni tanto ci rimane attaccata, soprattutto se sudiamo parecchio. E quindi la cosa che molti fanno comunque è rimuovere quella parte lucida e cercare di farlo un pochino più opaco. Come? Semplicissimo, basta un pezzo di carta vetrata molto fine, della maglia di metallo, quella da 000, ve lo lascio qua sopra da qualche parte come si chiama, oppure anche se ce l'avete una spugna per i piatti, possibilmente pulita.
basta passare praticamente questa cosa ruvida un po' di volte, giusto per rimuovere un po' quella lucentezza, quella lucidità dal manico. Non dovete proprio togliergli praticamente tutta la vernice, basta veramente veramente poco e già vi aiuta molto a, a scorrere molto più velocemente nel manico. Passiamo a una delle mie parti preferite per cambiare, che sono i pick-up. Purtroppo nelle chitarre economiche si ha quello che si paga e quindi di solito la qualità dei pick-up non è delle migliori. Se sentite che il vostro suono proprio non vi piace, potete andare tranquillamente in qualsiasi sito su eBay, Amazon e cercare un paio di pick-up decenti. Ovviamente qui c'è l'imbarazzo della scelta, possiamo andare con dei pick-up stracostosi tipo la Seymour Duncan o la Bernacle o la Di Marzio, oppure trovare delle marche che sono un pochino più a portata di mano. Quelle che consiglio io principalmente sono o la Iron Gear, che sono i pick-up che monto su questa Les Paul-ish, oppure anche i pick-up della Tone Rider, che non ho mai provato personalmente, però ho sentito da alcuni amici che comunque non sono male. Con questa modifica già potreste avere un suono molto più ben definito, un suono che magari avete più in testa, magari soprattutto se cercate di emulare un chitarrista particolare, ed è veramente un bel upgrade che potete fare alla vostra chitarra. L'altra cosa che potete fare, non costa veramente nulla, questa è gratis, è cambiare l'altezza dei pick-up. Ho fatto un video in precedenza dove ho fatto vedere quanto cambia il suono semplicemente cambiando la posizione dei pick-up, quindi magari abbassandoli o alzandoli, o ci sono anche delle viti qua tra i vari pick-up. Anche queste influiscono un pochino al suono, quindi se sentite che il suono è troppo carico di basse dovete allontanarlo dalla corda, e se invece volete un suono un pochino più grasso, più forte, ovviamente dovete avvicinarlo. Anche l'elettronica potrebbe essere un altro spunto per fare un upgrade. Ovviamente non si vede, più una cosa interna, però magari cambiare i potenziometri e magari il selettore, a volte sono un po' plasticosi, sono un po' finti, può darvi un feeling molto diverso alla vostra chitarra. Oppure se ve la sentite potete fare anche delle diverse configurazioni. Potete fare delle configurazioni col coil split, per esempio, oppure in questo caso io ho il freeway switch installato in questa Stratocaster, quindi non ho 5 posizioni come classiche, non solo quelle, però ho anche altre 5 posizioni differenti, tra cui serie, parallelo e altre cose così. Se siete interessati a questa cosa vi lascerò un link qua sotto. Un'altra cosa che è molto importante, che vale la pena considerare cambiare, sono le sellette del ponte, o anche il ponte stesso se avete voglia di avere qualcosa di un pochino più stabile. Questo veramente ci aiuta molto, soprattutto con la stabilità della cordatura, ma anche il modo di suonare. Infatti a volte magari vedo molta gente che mi dice: ah, ma io ho cambiato le meccaniche, ho cambiato il capotasto, però ho ancora problemi di accordatura. In questo caso potrebbe essere anche il ponte. Qui ci sono veramente un sacco di opzioni, addirittura ci sono in graffite o addirittura come la maggior parte delle chitarre della Paul Reed Smith, con delle sellette in ottone che dicono che dia un sustain maggiore. Volete invece cambiare direttamente il ponte, si può fare anche quello, ed è una modifica che secondo me cambia non solo la stabilità della cordatura, però anche la suonabilità dello strumento ne può giovare. Un'altra cosa che faccio a molte delle mie chitarre sono le strap lock, sono praticamente dei bottoncini da ripiazzare, praticamente i bottoncini che abbiamo qua sulla nostra chitarra per tenere quando mettiamo una qualsiasi cintura, e queste praticamente aiutano la chitarra a non muoversi in alcun modo. Poi adesso posso fargli qualsiasi cosa, posso fare i giri della morte, posso andare in giro e correre come un pazzo, questa chitarra rimane ferma lì e non mi cadrà mai. Questa è una specie di polizza assicurativa, diciamo. In alternativa potete tranquillamente prendere i tappi della bottiglia dell'olio, prendere quella specie di tondino arancione e metterlo tra il bottone e la cinghia. In questa maniera siete sicuri che non vi cade, e questo è anche molto più economico magari degli strap lock. Se siete interessati anche voi agli strap lock, ci sono comunque vari budget per questi, possono arrivare anche a 4-5 euro fino a 20 euro credo, quelli originali della Fender e della Goto. Vi lascerò qualche link se lo trovo, però alla fin fine si trovano abbastanza facilmente anche su Amazon, eBay o anche strumenti musicali, qualsiasi negozio ce l'hanno. Fatemi sapere quali sono le modifiche che avete fatto voi alla vostra chitarra, magari potrei prenderne spunto per un nuovo video.
Negli strumenti molto economici, tra cui chitarre e bassi, spesso e volentieri quando escono dalla fabbrica abbiamo dei problemi ai tasti, soprattutto se scorriamo la mano qua, a volte ci possiamo sentire i tasti che sporgono e questo non va bene, soprattutto se suoniamo a mi dà fastidio. Oppure a volte non livellano i tasti a dovere e finiamo con sentire praticamente questo suono buzz molto fastidioso quando tocchiamo una nota particolare e il tasto poco più avanti è troppo alto, quindi sentiamo quella specie di bzzz e dà veramente fastidio. In questo caso potreste andare tranquillamente dal vostro liutaio di fiducia per una rettifica. In alternativa però, se volete, ho creato un video apposito dove vi faccio vedere passo per passo come livellare i tasti da soli in casa, se ve la sentite, se volete proprio intraprendere questa avventura, tanto troppi danni non se ne fanno, e vi lascio il link qui. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile, se lo è stato lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo una prossima volta. Ciao!